L'ufficio regionale scolastico diserta il tavolo sulla scuola convocato dall'assessore alla pubblica istruzione del comune di Prato, Ilaria Santi, per trovare una soluzione alla carenza cronica delle cattedre in tutta la provincia nelle scuole di ogni ordine e grado. Una defezione significativa visto che l'ex provveditorato regionale assegna cattedre personale ATA. Hanno invece accolto l'appello la Regione, i sindacati, l'Ufficio Scolastico Provinciale e l'Associazione Presidi, che hanno deciso di muoversi in modo compatto e con una sola voce per tornare a chiedere al MIUR di riequilibrare il numero delle cattedre. All'appello ne mancano una quarantina. Chiediamo a gran forza un tavolo unito di avere un'attenzione diversa sul Prato. Prato è in carenza d'organico ormai da anni. Ci è quasi venuto a noi a sentirselo dire, a sentirsi ripetere la richiesta di un territorio che ha una specificità e una peculiarità che gli altri non hanno. Ci mancano gli insegnanti, ci manca il personale ATA, chiediamo un'attenzione per un territorio che è un territorio particolare. Nel frattempo l'anno scolastico per i bambini dei nidi delle materne comunali è iniziato, ma con la pubblicazione del decreto sulla scuola di ieri si impone il Green Pass anche per i genitori e tutto il personale esterno alle scuole. Quello che dispiace è che non ci sia dato in tempo, in modo che si possa diffondere la comunicazione, soprattutto ai genitori, quelle che sono le regole di ingresso, soprattutto per quanto riguarda i bambini come questi, che sono piccolini e sono in fase di inserimento e hanno la necessità di essere accompagnati dai genitori.